Sonia Bruganelli, nota imprenditrice televisiva, è al centro di polemiche dopo l'ultima puntata di Ballando con le Stelle. Durante il programma ha tentato di colpire Selvaggia Lucarelli sussurrando che si fa pagare per scrivere articoli su di lei. La giurata ha prontamente risposto che non c'è nulla di male nel farsi pagare per il proprio lavoro e ha aggiunto che lei non ha potuto contare su un marito ricco, facendo riferimento a Paolo Bonolis. La situazione è diventata virale sui social, con l'intervento di Rita Dalla Chiesa, che ha difeso Bruganelli smentendo le voci negative su di lei. Dalla Chiesa ha affermato di conoscere Sonia da molti anni e di aver sempre lavorato duramente, senza cercare fidanzati famosi o ricchi. Nonostante le difese, Bruganelli sembra avere qualche difficoltà nel gestire le critiche di Lucarelli. Durante il programma ha collezionato una serie di figure non proprio memorabili, cambiando poi strategia e adottando un comportamento meno conflittuale. Nell'ultima puntata, andata in onda il 9 novembre, le due donne sono tornate a scontrarsi e Bruganelli è uscita nuovamente sconfitta. Resta da chiedersi se qualcuno le darà dei consigli per adottare una strategia più efficace e brillante. In conclusione, Sonia Bruganelli continua a far parlare di sé per le sue controversie con Selvaggia Lucarelli, dimostrando di aver avuto da imparare nel gestire le critiche e mantenere un atteggiamento.